l'amore e la condivisione possono rappresentare una panacea per guarire le ferite, per superare le situazioni di odio e anche quelle di inutile violenza, riuscendo anche a colmare quelli che sono i divari sociali. È mia profonda convinzione che la violenza, le guerre, il genocidio, il terrorismo, la povertà, la fame e tutti questi nefandi aspetti possono essere minimizzati e anche portati a termine se tutti quanti coltiviamo e pratichiamo un'amicizia globale, quella che si chiama in tedesco Freundschaft, amitié in francese. L'amicizia riesce a guarire tutte le ferite, gli odi, le violenze e riesce a porre rimedio a tutte le cose terribili che vediamo nel mondo, soltanto con l'amicizia, quando ci si abbraccia l'uno con l'altro. È morto così sulla croce Gesù e con questa apertura delle braccia vuole abbracciare tutto il mondo, tutta l'umanità. Non è morto con le braccia incrociate Gesù, è sulla croce a braccia aperte per abbracciare tutta l'umanità. È questa la cosa che ci curerà e ci porterà sulla giusta strada. Però dico, se viene attaccata la Chiesa, se vengono uccise delle persone, è anche difficile dire ti abbraccio, ti perdono. È veramente difficile ed è lì che il mio ministero comincia ad affrontare delle sfide. Vedo persone che attaccano e uccidono la mia gente, eppure devo dire loro, questi sono i vostri fratelli, le vostre sorelle. Io dico sempre questo, siamo stati attaccati, siamo stati uccisi, ma la speranza rimane. L'11 marzo, quest'anno proprio, la nostra chiesa, la chiesa cattolica Saint Finbar, a Jos, era stata appena allargata, ricostruita e praticamente il sabato e la domenica mattina c'era la messa e a un certo punto un kamikaze aveva l'intenzione di entrare con un'auto in chiesa, farsi esplodere e uccidere tutti. Però praticamente c'era un ragazzino di 12 anni che l'ha fermato al cancello, gli ha fatto delle domande. Però c'è stato quindi un ritardo e la bomba è esplosa. Anche se era lontano dalla chiesa, l'impatto è stato talmente potente che 15 persone sono state comunque uccise in chiesa, ci sono state altre vittime, altri feriti e c'è stata distruzione. La chiesa stessa alla fine è stata distrutta comunque. Ecco, la gente voleva a quel punto che io mobilitassi i cristiani per una lotta. Ho detto no, questa non è la mia missione. Davanti a provocazioni di questo genere non si sa che cosa fare, non si sa bene che cosa fare. Ecco perché vi dico, talvolta mi sento veramente da solo, perché parlo di pace, parlo di dialogo e la gente però mi dice no, il dialogo, la pace non funzionano, prendiamo le armi, dobbiamo combattere fino alla fine. Vi parlo perciò dal punto di vista di una persona che ha sperimentato su di sé queste attività tremende di terrorismo. Sono andato in questa chiesa, ho incontrato tanti giovani arrabbiati che erano pronti a combattere con pietre e altro e volevano qualcuno che li guidasse in questa lotta. E non volevano assoggettarsi a nessuna disposizione, non ascoltavano la polizia, non ascoltavano i funzionari di governo, soltanto quando sono comparso io sono stati ad ascoltarmi. E quando ho visto appunto il corpo infuocato del kamikaze, tutte le varie i brandelli del suo corpo, ho visto questa distruzione, sono entrato in chiesa, mi sono inginocchiato, tutto era distrutto, mi sono inginocchiato, ho pregato, non sapevo bene che cosa dire a questi giovani così arrabbiati e effettivamente volevano rifarsi anche su di me, erano anche cattivi con me, avevano addirittura colpito dei funzionari di governo quando gli dicevano di calmarsi. Quando ho visto queste centinaia di giovani ho detto che cosa faccio adesso, quindi sono entrato appunto nella chiesa, mi sono inginocchiato
davanti alle immagini sacre che ancora rimanevano, e ho detto: Dio, fammi dire qualcosa a questi giovani. Dopo 5 minuti c'è stato silenzio, mi sono alzato e ho parlato a questi giovani e gli ho detto: sono arrabbiato anch'io, ma sono arrabbiato anche con, e probabilmente se mettete insieme tutta la vostra rabbia, la mia è ancora maggiore, però se fate sì che prevalga l'irrazionalità, verranno uccise ancora più persone. Ricordiamo una cosa, ho detto: è meglio fermarci qui, restarci qui, piuttosto che andare avanti nella violenza. Vi prego, nel nome di Dio, andate a casa, andatevene a casa e basta. So che è successa una cosa tremenda, vedete fratelli e sorelle a terra morti, ma andate a casa, andatevene a casa. Io penso che il Signore sia stato dalla mia parte, è stato come un miracolo. Questi giovani se ne sono andati via senza protestare, senza altre violenze. Per me è stato come un miracolo di Dio.